Amici di Ciao Como, buongiorno, siamo qui sempre con Barbara Minghetti nel nostro consueto appuntamento qui al Teatro Sociale in una location esclusiva perché siamo in un camerino molto speciale, vero Barbara? Quello della prima donna. Quello della prima donna, cioè della protagonista solitamente, so, di un'opera lirica piuttosto che, non Anche so, poi negli anni esatto. di teatro, e a fianco c'è il camerino del direttore d'orchestra nei casi dell'opera. Quindi Very Quindi erano Important anche vicini. Person, Che esatto. ha creato nel passato ogni tanto qualche Allora, scompiglio. questi retroscena scabrosi del teatro, insomma. E allora siamo qui, beh, appunto per questo appuntamento dove insomma Barbara ci racconterà, ecco, che cosa ci aspetta nelle prossime settimane qui al Teatro Sociale, ma io vorrei partire un po' da quello che è successo questo weekend, che è stato un weekend intenso, insomma, il teatro ha vissuto, ha risplenuto anche un po' di tanta gioventù, Sì, vero? anche piccolissima, Che proprio piccolissima, anzi piccolissima. in pancia, devo dire. Esatto. Sì, sono stati 2 giorni molto belli di Opera Experience. La prima giornata sabato, più di 300 tra insegnanti, educatori delle scuole materne e dei nidi sono stati con noi tutto il giorno in diverse sale del teatro. Quindi abbiamo riempito tutto il teatro, dalla sala bianca alla sala turca, alle sale nostre prove, alla sala grande dove abbiamo fatto gli incontri plenari, tutti dedicati alla Turandot, perché quest'anno lavoriamo sul tema della Turandot per tutte le fasce d'età per i progetti di Opera Education. Quindi devo dire bello, perché formazione, poi abbiamo parlato molto anche del valore, dell'importanza dell'opera all'interno dell'educazione nelle scuole. Abbiamo una collaborazione con la Bicocca molto importante che ci permette di lavorare su questi temi, quindi bello. Poi domenica invece è dedicato anche alle famiglie, quindi abbiamo avuto tanti laboratori, bambini in pancia, piccolissimi, un po' più grandi, e il pomeriggio uno spettacolo per famiglie sul palcoscenico. Quindi davvero 2 giorni dedicati all'oggi, ma anche al futuro del nostro teatro. È bello, molto bella la Giovani, condivisione. giovani spettatori, giovani fruitori del teatro crescono, Sì, devo dire che insomma. negli anni l'idea del teatro famiglia, del fatto che i genitori stiano attenti a questo genere di iniziative, sta crescendo sempre di più, e lo trovo bello, perché crediamo che l'opera, la musica e il teatro in realtà siano portatori di ascolto, di Vero. condivisione, di inclusione, e mai come in questo momento ne abbiamo Esatto. bisogno. E di Quindi cultura. è di cultura. Soprattutto. Bene, allora Barbara, prossime settimane, prossimi giorni, cosa ci aspetta? Abbiamo un Questa po' tutti i settimana è debutti, ricchissima, ricchissima, soprattutto ricchissima. dei debutti delle nostre stagioni. Abbiamo Esatto. debuttato con la stagione lirica, adesso domani debuttiamo con la stagione sinfonica. Abbiamo un'occasione importantissima, spero che i Comaschi la colgano, perché abbiamo l'Orchestra Toscanini, che è una delle orchestre più importanti italiane. Soprattutto abbiamo Amar Welber, che è il direttore in questo momento più in voga, perché è anche un direttore particolare, non tradizionale, molto affascinante, molto sul palcoscenico, molto presente, insomma, e dà sempre delle letture frizzanti, si direbbe. E peraltro ci sarà una musica meravigliosa di Mahler, l'Adagio dalla Sinfonia numero 10, poi Schumann. Ci colleghiamo sempre a Mahler, perché mercoledì siamo al Duomo di Milano. Siamo molto contenti di partecipare a questo invece festival mahleriano che organizza l'Orchestra Verdi di Milano. Noi partecipiamo col coro mercoledì al Duomo alla Sinfonia dei Mille, che è una sinfonia famosissima di Mahler, che non si fa mai perché ci vogliono 1.000 artisti. Poi adesso 1.000 non Chissà. saranno, però ce ne sono tanti, e siamo orgogliosi di portare il nostro coro. Quindi io sarò lì in Fantastico. rappresentanza nel Duomo di Milano. Molto bene, molto bene. È anche un bel attestato, no? Secondo me, anche per il teatro sociale, quello di portare fuori da Como, insomma, a Milano, in una Sì, che è una piazza cosa, come così. sai, che ci appartiene, che siamo sempre Assolutamente. in giro. Anzi, la prossima settimana saremo a Seul con le preselezioni del concorso ASLICO, Cioè, Seul, quindi dall'altra parte dall'altra del parte del mondo, mondo, capito? davvero, Quindi, ma veramente veramente, dall'altra parte. cioè, voi girate il mappamondo e Seul è proprio dall'altra parte, quindi, Però no, insomma, a noi insomma. ci piace stare molto con le nostre radici in teatro, ma poi andare in giro e portare le nostre cose. Ma qua, Como, invece, debutta la stagione di prosa mercoledì con Sì. Silvio Orlando, un protagonista eccezionale, che peraltro, Adoro. Meraviglioso, meraviglioso, sì, ecco. anche per il cinema, comunque, però in Assolutamente, realtà la sua assolutamente. storia è il teatro. Sì. E con questo spettacolo ha vinto il premio importante delle Maschere, e lo spettacolo è La vita davanti a sé, che è un titolo famosissimo sia di letteratura, perché c'è un libro, e soprattutto poi c'è stata una versione cinematografica. E anche in questo caso è importante, credo, oggi parlare di questi temi. Si racconta di un bambino, Momò, e di Madame Rose, una storia particolare che comunque parla della fragilità, ma dell'importanza dell'amore che riesce a superare le diversità e la fragilità. Quindi, insomma, una partenza in cui crediamo molto è importante.
Poi proseguiamo invece sabato, è un'occasione anche questa, vabbè, mi ripeto, però davvero lo è perché abbiamo Alvin Ailey, è la compagnia di New York, la compagnia sicuramente tra le più famose al mondo di danza contemporanea, il fondatore Alvin Ailey, e peraltro fa solo due date in Italia quest'anno, una nostra e una a Brescia, quindi un'occasione anche per chi viene da fuori, è una compagnia davvero storica, bellissima, che è nata tanti anni fa a New York, adesso ci porta alcuni pezzi storici, tra cui un balletto di Forsythe che io adoro e che è un coreografo americano davvero importante, e altri pezzi loro storici. Quindi è un'occasione di vedere una compagnia che da tanti anni che non torna in Italia per il Covid e per tutti gli altri motivi, ma che è davvero potente, bisogna dire che è una Certo. compagnia potente. Quindi in una settimana abbiamo sinfonica, teatro di prosa e danza. Esatto, Cioè, l'apertura di proprio tutte le stagioni, quindi così fantastico, molto bene. siamo E partiti. poi? La settimana dopo invece abbiamo Accabadora, che è il testo forse più famoso di Michela Murgia. Con dispiacere lo facciamo senza aver più lei. Devo dire che quando l'abbiamo scelto un anno fa, io ho provato a chiedere la possibilità di averla ospite, ma già allora a noi non era pensabile, quindi siamo contenti di averlo quest'anno, che forse acquista un significato Un omaggio. ulteriore, un omaggio a una letterata, persona di cultura coraggiosa, non conformista, quindi ci fa piacere avere questo testo, che è un testo in realtà meraviglioso, ma molto molto forte, molto duro, di una Sardegna, che è la sua Sardegna, quindi insomma ci fa piacere, e fa parte un po' invece della prosa, noi chiamiamo prosa off, comunque la prosa un po' più Certo. meno istituzionale, meno tradizionale. Sabato abbiamo la prima comica, che è Deborah Villa, e quindi chiudiamo davvero un po' tutti i generi, insomma, Esatto, esatto. con la Deborah Villa che è settimana. un lieto ritorno Sì, perché è sì. già stata ospite al Teatro Sociale, ha già avuto un sacco di successo, lei poi è bravissima, ecco, insomma, io ho Sì, riso quindi davvero un tantissimo po'. la sera che lei era qui, quindi io vi consiglio di venirla a vedere perché è meravigliosa, Fa cioè bene anche proprio ridere a fa teatro, bene insomma, anche perché abbiamo questi ridere, testi un sì. po' impegnativi, quindi ogni tanto fa Esatto. Beh, bene teatro è anche tutto, ridere. no? No, È no, veramente un assolutamente. mondo globale per cui si ride, si piange, si riflette, si impara, e insomma, è veramente un L'importante è mondo. nella condivisione dello stare insieme a un atto comunque culturale e artistico. Quindi, insomma, Assolutamente sì. tante occasioni, speriamo. Tante occasioni a cui vi invitiamo per tutte le informazioni, l'acquisto dei biglietti, insomma, se ne volete sapere di più, c'è un sito che è. teatrosocialecomo.it. Lì trovate tutte le informazioni che vi servono, anche sul sito di Ciao Como, insomma, voglio dire, l'invito è sempre quello. Abbiamo un teatro meraviglioso con una programmazione incredibile, una stagione veramente, se voi venite, vi prendete uno di questi libretti, no? Fai Esatto, vedere il libretto. Sì, perché la stagione è libretto. C'è dedicata allo dentro. spazio, lo ricordiamo. Esatto. È una stagione spaziale in tutti i Vabbè, sensi. questo l'hai detto L'ho tu, detto, dai. ma io mi assumo tutta la responsabilità. È una stagione spaziale, venite qui, prendete il libretto, ve lo sfogliate tutto, che è anche una bella lettura, insomma, potete scegliere gli spettacoli che volete, perché veramente il teatro è prezioso e va vissuto, va visto, va mangiato, come se fosse un buon dolce. Io la penso così. Brava, ci fa piacere. Molto Non bene. sei l'unica, per fortuna, Meno però ci fa male, no, ma piacere. io lo so che i comaschi che ci stanno seguendo adesso lo sanno quanto è bello venire a teatro sociale e a seconda dei vostri gusti. Poi magari se qualcosa invece voi dite, ma chi lo sa, venite, provate, se non vi piace non ci tornate più a vedere Scriveteci lo stesso, perché a che noi piace anche le veramente. critiche, piacciono i Esatto, suggerimenti, assolutamente, siamo assolutamente. aperti Esatto. Perché non portate questo spettacolo? Loro sono qua apposta, quindi guardate, perfetto. Grazie Barbara, Grazie a voi, alla a prossima. presto. Grazie.